La potenza del karate Kyokushin contro la velocità e il controllo del karate sportivo. Chi potrebbe avere la meglio in uno scontro? Beh, se cercate un combattimento, questo non è il video adatto, ma oggi cercheremo di capire la differenza e le analogie tra due stili molto diversi di quella che è la stessa disciplina, il karate. In questo straordinario video, il campione olimpico Luigi Busà e il senpai più duro che conosca metteranno a confronto le loro conoscenze. Restate fino alla fine, perché stiamo per assistere a qualcosa destinato a restare nella storia. Ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Primo Dan. Oggi un video un po' diverso, un vlog. Oggi allenamento da senpai Luigi, ma c'è anche Luigi Busà, campione olimpico. Insomma, oggi ragazzi, karate ai massimi livelli. Oggi è tosto. Oggi è tosto. Oggi infatti, è veramente tosto. Io mi sto un po' cagando addosso, devo dire la verità. Io però, però secondo me ci divertiamo. Speriamo di divertirci, dai. Salto anche Kushinkai, Fototachi. Saisa. Shinzen Rei Mokuso Mokuso Yame Soshi Sosai Masutan Soyama Rei Atsus Shani Rei Atsus Senpai Ni Rei Atsus Rei Atsus Uwaji Rei Atsus. Cominciamo. Il progetto nostro è un progetto grande, quello di rendere il karate unico. Sappiamo benissimo, fatto karate, che magari per il karate sportivo sono un po' giudicanti nei confronti del Kyokushin, Kyokushin è giudicante del nostro, del tradizionale, ci sono varie sfaccettature. Per fortuna ci sono anche delle persone intelligenti, ci siamo ritrovati, quello che vogliamo fare è un progetto grande, che non è facile, è molto difficile, ma quello di rendere il karate unico. Questo è il primo step, a porte chiuse, ovviamente questa qua la vorremmo fare diventare una cosa di 1000 persone. Perché? Perché karateka si nasce e non si smette più. Se io voglio fare le Olimpiadi, pratico il karate mio, perché il Kyokushin non è olimpico. Se io voglio fare un karate brutale, strong, col capocchia, pratico il Kyokushin. Se io voglio fare un karate tradizionale, con i kata, tutto quanto, pratico il tradizionale. L'unico obiettivo finale è che io tifo per Senpai Luigi in una gara dove vince, Senpai Luigi tifa per me se vinco le Olimpiadi, Senpai Bruno, io tifo per Senpai Bruno se vince un tradizionale. Okay, quindi il progetto è questo. Oggi ovviamente voi siete importanti in questa generazione e ci serve di mettere questo nostro messaggio nei canali social. Quindi oggi l'obiettivo delle telecamere non è di esaltare il campione olimpico o il Senpai Luigi o quello che si va, ma è quello di trasmettere il karate unico. Alla fine vorremmo fare metterci la faccia e dire davanti alla telecamera: io sono un karateka, il karate unico. Anche con le ragazze. Per tanto tempo è stato a porte chiuse, sì, cioè veramente non si aveva accesso, sembrava una cosa per pochi eletti, una cosa mistica. E quindi adesso quello che facciamo, un po', inizio io o Senpai Luigi, decidiamo, karate sportivo e magari ti dico io, facciamo 45-50 minuti, finiamo, stacchiamo 2-3 minuti, ci beviamo, riposiamo, Kyokushinkai, che già ieri l'abbiamo fatto, è stata per me la prima lezione di Kyokushinkai, mi sono divertito tantissimo. Quindi cosa trasmettiamo pure? Io, se inizio io ad essere il numero uno al mondo, campione olimpico, cintura nera, boom, finisco, questa cintura diventa bianca, imparo, ok, e imparo altre sfaccettature del karate per me. Non è perché si chiama karate, è tutto diverso, distanza, tempo, tecniche. Quindi è quello che vogliamo far passare a tutti quelli che vogliono appassionarsi a questo sport. Quindi questo è il mio discorso che voglio fare, che è il discorso che abbiamo affrontato noi insieme. Quindi adesso iniziamo a magari a fare il... È giusto chiarire che non c'è la volontà di creare un genere, uno stile di karate, che sia chiaro, il karate rimarrà Shotokan, Kojuryu, rimarrà lo Kyokushinkai, rimarrà tutto così. Però noi karateka cominciare a guardarci con amicizia, con rispetto, cominciare avendo la fortuna di imparare qualcosa da Sensei Busà, io imparo qualcosa da Domenico, imparo qualcosa dai maestri dello Shotokan, loro se hanno il piacere imparano qualcosa da noi, da Shambhagyo, perciò cominciare a dire pratichiamo tutti karate, ognuno in quello che sta cercando, perciò non è un desiderio nostro di creare, non ce ne frega niente, però ci piacerebbe, ecco, che quando si parla tra karateka cadano questi muri, questi
queste costruzioni che creiamo e cominciamo magari anche ad allenarci insieme con tutti, impariamo, diventiamo un po' più duri, più elastici, impariamo il tempo, perché il karate è un oceano bellissimo e dobbiamo poterci nuotare tutti tranquillamente dentro. È un albero che ha la stessa radice, con rami diversi, ma alla fine l'albero dà lo stesso frutto. Cioè, il karate è quello, c'è una radice, nel tempo ha fatto rami diversi, ma il frutto del melo sarà una mela. Quindi perché stare a discutere da che parte va? Chi è meglio, chi è peggio, cioè, pratichiamo il karate. Fino a se stesso. Allora, sì, fino a se stesso. Si creano solamente ancora più vincoli. Esatto. Invece ci siamo accorti in questo periodo che non sono oggi che ci sono più interazioni tra il karate sportivo e il gyokushin, che sono i due estremi di una corda. Cioè, ma la corda è tutta intrecciata. È una corda intrecciata e diventa dura come quella, però sono due estremi, ma ci sono più connessioni. E noi abbiamo visto che ci sono molte cose che possono servire nel karate a contatto pieno. Lui ha visto che ci sono cose del contatto pieno che possono servire nello sportivo. Inizio io, facciamo una parte di attivazione, poi facciamo il karate sportivo. E il mio karate, magari Domenico lo conosce, anche il fratello, è più sui riflessi, sulla reattività. Quindi facciamo un'attivazione fisica mentale sulla reattività, due o tre tecniche così che poi replicate voi. E poi passiamo a, quindi, roba tranquilla. Vai! Ambio, via, uno, due, ehi, quattro, cinque, sei, dietro, pitch, tre, zero, cinque, due, ambio, pitch, tre, zero, cinque, due, dietro, pitch, tre, zero, cinque, tre, cinque, due, cambio, busto, pitch, tre, cinque, due, cinque, cambio, via, è piano qua, pitch, tre, Poi i calci mi volano, Oggi siamo sul tatami. Tro. 5. Allora, 6. 7 e 8, il cambio. Allora, inizio con un gioco, perché devo toccare la spalla dell'avversario. Ok, l'unica cosa, se lui mi tocca spalla, non faccio questo, qua non faccio nulla. Se lui mi tocca spalla, bam bam, dietro rimessa. Se lui mi tocca spalla, la schivo e la rimetto di qua. Quindi è un gioco che già mi fa entrare nel timing del combattimento. Vai, facciamo un po'. Vai, a coppie. E questo, guarda, ok. Guarda. Questo è andato quando vado indietro, passi, gambe indietro. Un'accortezza, tipo, guardate me Domenico, no? E vi spiego la roba che poi è nel karate show dello sportivo. Vai, ci metto. Ok, quello che vi voglio vedere, non vi concentrare sulla mano, è tutto sulle gambe. Se io gli entro da qua, gli tocco, ma poi non vado qua, se no poi mi pare e poi la rimessa. Da qua io tocco, scatto, vieni indietro, mi muovo. Ok, quindi non vi voglio entrare, perché uno si concentra a questo. E qua, pam, 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 pam. Ok, a me ultimo cambio io Bruno, allora seguo te. Ok, questo lo uso con i bambini perché le faccio entrare a mo' di gioco nel timing dell'incontro. Avete visto l'accortezza? Lui faceva questo, te schivavi ma non bastava perché eravate un po' con tutti sul busto. Invece gambo, per questo qua noi quando partiamo non partiamo e restiamo qua. Quando io parto, cioè, e quindi se te non fai il giusto passo indietro lo rimetti, ok? Andiamo avanti.
attiviamo la testa, il cervello, perché poi le capita, no, ci scaldiamo, boom 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 boom, andiamo in gara, prima incontro non ci ho capito niente. Succede perché non ho attivato, perché il nostro è uno sport molto, che usiamo i neuroni mirror, il neuroni a specchio, visivo, ok? Se io non sono schiaffi, boom, se io non sono abituato, se io non mi scaldo questo, magari vado a lei e non sono, facciamo un lavoro sempre in gioco, parto sempre dai bambini, che è importante, mani qua, che abbiamo fatto ieri, ma lo ripeto. Lui mi deve prendere la mano, no? È il classico gioco. Quando faccio grado, dicevo ieri, sempre piazzati, perché in guardia sono sempre così, mai così, sono sempre reattivo. Quindi, gioco qua, lui mi deve prendere la mano, forte, forte, ecco, vai, 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 destra e sinistra, vai, anche entrate, via bene, via bene, via. Ok, il ruolo mio è questo, qua non si stanca più di corpo, si stanca solo con la testa, quindi quando finisco il lavoro, se sono stanco che dico, porca è, perché scoppio ci sto, se no non ho fatto nulla. Il mio compito è questo, vai veloce, vai. Quindi dobbiamo essere uguali nella direzione del mio. Cambi pure il timing, non sempre uguale, mettimi in difficoltà. Che velocità. Ok, so. Porca miseria. Allora. Vieni tranquillo. Ok, siamo. Maite, dimmi. Cari che parte. No. Secondo. Vedete sul lato che io non alzo. Dammi! Ok, ehi Domenico, correzione un attimo. Allora, ho visto che tutti eravate messi, giustamente primo lavoro, che il corpo cosa fa? Non lo conosco, cioè irrigidisco, qua non siete più veloci. Ok, karate il nostro, io parlo adesso del mio karate, Karate il nostro, più, no stai fermo, più sei morbido, più giochi. Più parti veloci. Adesso avanziamo. Questa è sicura. Qua sono sciolto, appena parte, boom! Appena parte, boom! Questo qua. Quindi mai questo. Ora, l'altra cosa che dicevo anche ieri. Guardate bene, l'essenza del karate. Tutti facevate lo stimolo, tutti e due indietro e colpivo. Guardiamo le linee che quando siamo ok? Adesso qua massimo controllo, provate a fare questo. Quindi il karate è questo, se voglio con questa qua controllo, se voglio boom con questa tiro. Qua è uguale, se voglio con questa qua è difficile perché appena c'è la reazione il corpo che fa doom, doom. Invece là, karate, controllo potenza, controllo, rilassatissimo, massimo potenza. Vai! Una controlla, Bravo! Bravo, uno controllo, bravo, bravo, meglio prendere la mia, ok. Vai sempre nella mano tua. Così. Ora passiamo alla parte finale, Roma, tecniche a bersaglio. Ok, spieghiamo pure, il karate è uno sportivo, il karate con il contatto, si chiama sport a contatto controllato, che vuol dire che il contatto shudan è massimo, se io ti piego con gli abusi di shudan, io con i shudan, tu ti pieghi, non ti alzi, vinco l'incontro. Se io ti do un cazzotto, ti butto capo, ti spacco a munizione fino addirittura anso Q e perdo l'incontro. Però, non pensate che non c'è il contatto, perché comunque quando arriva un mawashigiri, buh, c'è la protezione, ma arriva. Quindi si sente, ovviamente KO non facciamo il calcio che boom, trapassa. Il nostro è uno sport difficilissimo perché devo partire al 100% e devo controllare. Ok, io faccio questo qua, attacco io e vado a braccia e gambe e lui guarda la tecnica, perché per parare la prima cosa che devo fare è guardare, senza che chiudi gli occhi, senza che fai questo, resti sul posto. Io devo controllare, ma devo partire anche veloce. E adesso facciamo questo. Tu io movimento, tu anche fermo. E poi rimango fermo? Sì, sì. Poi muovo, mi sembra un battito. Non fare, non chiudere gli occhi. Fidati di me. Non andare indietro, stai fermo. Okay.
Questo è live, esattamente. Una rotazione. Poi quando partiamo. Che c'è anche un mandato. Guarda che lo fate pure voi. Wow. Questa è una cosa fighissima. Lo vedevo arrivare lì. Vabbè, lo faccio zerete. Però. Assurdo. Ma anche il rumore, senti che il rumore pulito. Arriva. Pam. Adesso, per provarlo voi, piano. Partite, sai come dovete fare? Esageriamo. Sì, io ho dovuto segare che facevo le stigma. Mettiti giù. Mani giù. Adesso va bene, se tu cominci a fare così. Invece dovevi. Oggi non mi va, sciolto. Proprio così. Va. Spalle morbide. Spalle morbide. Vediamo che succede, vai. Fiducia l'altro, A distanza, sono lontano quei calci, Bravo, fai, rimani. Bello. Bravo, questo è buono. Cambio, lavora l'altro. Stella Edwin, Bravo. La larghezza è una Stabilo. Ok. Prossimo step per gestire bene il movimento del controllo e tutto. Alziamo un po' l'asticella. Che succede? Okay. Lui? No, a me spingimi. Domenico mi viene avanti male, quindi come camminando, tipo così, camminando, quindi gli devo schivare. Boom. Poi da qua rivengo, boom. Ok. Quindi piano piano, vieni avanti. Boom. Rizzubito, vieni subito. Boom, vieni. Tu non devi fermarti. Tu mi vieni qua. Ok. In questa roba io devo schivare, mettere il calcio. Schivare, mettere il calcio. Facciamolo con calma, vai! Che lui sta bene, io bam, lo stoppate, bam, pure muovaci. Proviamo un tiri, no? Sì, bravo. Sì, perché se no, via. Io andavo spiegato. Se lui me la spiega, vado giù. Oh, bravo, è vino, bene. Bravo, io, bravo. Allora, quello che vi voglio trasmettere nel karate, c'è qua che fa fatto box, tecnica di fare muay thai, sport, dai. Ok. E da voi mi dice il fatto di pum, ok. Però siccome c'è sta roba che devo entrare, perché sennò quello mi para, se arrivo qua, mi para e fa la rimessa. Boom. E comunque da noi scegli a me, punto, ok. Quindi sto Kezami, che è il jab praticamente, lo spingiamo come faccio io, boom, o va avanti. Nel karate la mia forza è braccia avanti, gamba avanti, io qua gli esisco distanza, tutto, se lui viene, boom. Mi servono 1, 2, 3, destra avanti, io devo arrivare, questo è me, punto. Okay. Questo qua, no, quindi questo, quindi però mica piano, veloce. Quindi che faccio io? Ho fatto io per coordinarmi, mettere spostate un punto. Ok. Okay. Io da qua, le mani sono le e anche tutto il tempo. Okay. 3, poi dopo procedere veloce e dopo piano, vi spiego che succede in questo esercizio. E va, e torna. E va. Andiamo. Se non controllo qua, porto qua, manco lotino. Quindi, ma tu spingi con la gamba dietro o con la gamba davanti? Io spingo sempre con la gamba avanti, che comunque collabora con la gamba dietro. Okay. Quindi non è insieme praticamente. Ok. Ma su qua, guarda, perché siamo mobili? Perché io qua prendo il tempo per partire. Okay. Poi, destro avanti. Ok. Questo è l'altro, ieri non abbiamo fatto, che è l'evoluzione, perché mi coordino corto, mi coordino lungo finale, ok? Quindi se non sono coordinato là non arrivo. Succede questo. Non è solo. Ok, quindi qua mi coordino e devo spingere come gara armata. Ripetetelo
un'altra volta, facciamo l'ultimo lavoro e io finisco. Posso farlo una volta piano? No, fai una volta piano. Allora, volla ancora. Andiamo a vedere. Non bisogna di più però. Vai, gamba avanti, gamba dietro. Bam. Bam. Non ti fermare. Te fai, te ti fermo troppo. Ah, e continua. Bam. Bravo. Oh, okay, bravo. Bravo. Dai, dai, dai. Ok, bravo. Quella è la prima. Hai visto? C'è più spinta avanti. No, ti va a capire. Ok, so. E a me, ultimo lavoro. Adesso, cosa succede? Nel karate è molto importante allenare anche la zona periferica dell'occhio, ok? A 180, se no anche un po' di più. Ora, loro mi metteranno il bersaglio, ok? Aspetta, se no. Iniziamo con le braccia, così lo faccio più semplice. Okay. Metteranno un bersaglio. O uno, anche una mano, uno. O due. Ok. Pronti? Vai. Ok. Bam! Levala. Uno e leva. Ok, ok, ok. Bam! Abbiamo fatto. Bam! 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 Calmi, calmi, non troppo. Fatevi impazzire, fatevi pure stare nervoso. Ok? Non freghiamo noi stessi, perché già perdiamo. Dritto, devo guardare con l'occhio, la mette il bersaglio. L'ho visto. Ti vedo prima. Ok, Ok, ragazzi, grazie. Osso. Si avrà gli olimpi che non le regalo. Allora, visto che mi è piaciuto il regalo che ci ha fatto Sensei, usare, ricordiamoci sempre che avere un oro olimpico già come amico è troppo, come maestro è un sogno a cui ancora non credo. Allora, cosa facciamo? Chiudiamo Washi Chusoku, addominali. Chiudiamo Washi Chusoku. Chiudo Amawashi condizionamento Kyushu. Chiudo Amawashi, non stiamo troppo lontani, perché da me non c'è la distanza, non devo raggiungere l'avversario, devo solo pensare ad andarti addosso, perciò Kyushu. E lui vado più vicino. Perché dobbiamo abituarci a fare massa di spostamento già da vicino, non da lontano, senza rincorsa. Sviluppare subito. Prova. Una domanda. Non prendere tempo. Non prendere tempo. Non prendere tempo. Ma Washigeri? No, con Chusso. Koshi! L'hai chiesto tu, eh? Sì. Nello shot che lo chiamano Koshi. Posso? Ok? Koshi lo chiamano nello shot. Come nel mai chiedi? Come nel mai chiedi? Parti tu? No, ma te lasci me... Ehi! Quando colpisco, anche se sto facendo piano, è condizionamento, perciò l'impatto ci deve essere. Chi sta lì non si deve spostare, se vai. Quando tiro un pugno non devo pensare qua.
devo entrare dentro, non devo pensare al ghi o alla panza, devo entrare dentro, devo andare a cercare gli organi interni, devo cercare di spegnere la sua motricità verso di me. Se io lo colpisco non c'è profondità, io lo devo fermare dentro, perciò il senso qual è? Questo sto tirando dei colpi che posso fare così. Vado a cercare anche che lo faccio leggero, vedete che lui continua a andare indietro perché c'è una profondità diversa. Nella regola del Kyokushin io devo spegnere lo spirito combattivo dell'avversario. Per spegnere lo spirito combattivo dell'avversario i miei colpi devono essere veramente potenti. Ehi. Allora, se la mano non è chiusa, si deve creare più chiusa. Vedi? Deve diventare bianca, perché basta che tocca, deve essere pesante. Se già respira, non funziona. E uso le ali. Bravo. Ehi! Ehi! Go! Ehi! Oh! Va bene, bravo. Questa cosa mi serve. Mi comincio a abituare al discorso che se io prendo un colpo, non sto lì. Ho preso un colpo, ora che succede? Prendo un colpo. Basta, sono abituato. La mia disciplina è prendere colpi, la mia disciplina è dare colpi. Non devo pensare, il mio corpo deve essere forgiato per reggere i colpi. Punto, io poi dentro quei colpi leggo. Tu lavora. E io sono là, le sto leggendo. Bam. Cerco. Chiusoku, interno coscia. Se entra forte, finito l'incontro. Devo essere sereno, perciò che succede? Io sono lì, ora io prendo e basta. Posso parlare con voi, tranne se mi fa tirare qualche colpo preciso per mettermi KO. Lo devo reggere, tutto il resto lo devo reggere. Non devi andare indietro, perché tu vai indietro per stilare. Io Oggi lavoriamo un po' sul concetto del smontare un po' le sicurezze dell'avversario, però non con la finezza ma con la durezza. Perciò cosa vado a fare? C'è la guardia, guardia Kyokushin, tiro sulla guardia. Ok, proviamo, condiziono il braccio, condiziono la tibia. Ok, ora salgo, non voglio queste forme. Da qua io lavoro e devo dare peso da qua. Se non riesco a dare peso da poco spazio, non va bene il mio carattere. Proviamo. Non capire. Scendo. Bello, che bello, quanto mi piace il dolore, bellissimo. Hai già fatto tutti? A me no. A me può essere, no. Come tradizione, visto che ha detto così, va a K.O. No. Sai che mi è venuto così? Sì. Quando uno dice che gli piace il dolore, non si dice più al dolce, mi piace il dolore perché il compagno ti deve mettere K.O. Ha detto in maniera furiosa. Sempre sul concetto lavoro, guardia, tensui sopra la guardia. Scherzavo. Questo capita con i pugili. Pugile. Pugile, proprio. Mettiti pugile. Guardia da pugile. Gli devo evitare
di tirarmi. Perché lui è un bugio. Quando lo c'è. Wow. Devo creare paura. Non è ancora una religione, ma piano. Guarda, non è ancora una religione. Piano. Il concetto qual è? Non devo dare tempo a uno che sa dare i pugni di darmi i pugni. Perché se cominciamo pugilato mi distrugge, mi asfalta. Okay. Perciò se devo fare karate e il pugile mi ha dato il permesso, lì non lo fate mai se non avete il permesso. Devo lavorare sulle sue armi. Più armi gli rombo, meno avrà armi in arsenale. Se vado con un Thai boxer che tira le tibie, io devo provare anche questa via, perché lui tirerà sulle tibie, perciò devo provare. Ok, posso. Se ce l'ha più dure, è uno scontro, è una guerra però fatta con amicizia, amore e rispetto, quello è importante. Se quando combattete diventate aggressivi, brutali, cambiate disciplina, non è la vostra, non ve la consiglio e non vi consiglio di andare in un 12-6. Posso? Così facciamo un bel collegamento, io e sempre, vieni te. Quello che abbiamo fatto, che hanno fatto, che ho spiegato prima, sempre Luigi, no? Condizionamento, ovviamente io non faccio il cuscino, quindi fallo tu. Poi, dai, vai. Io provo, anche in maniera più veloce. Ok, similitudine, karate che usci in cane, cambia il fumore. Karate normale, a sta velocità, uguale. Bello. Ok, quindi diciamo la distanza è uguale se non quasi uguale, la potenza è uguale, lui spacca, io controllo. Questo devono capire la cosa. Se te vuoi fare il karate olimpico, alleni una difficoltà estrema sulla potenza e il controllo. Se tu vuoi fare il Kyokushinkai, alleni un'estrema difficoltà, la potenza, boom, e andare dentro. Non c'è chi è meglio e chi non è meglio, c'è chi piace e chi non piace, ma questo è il karate. Poi ricordiamoci sempre una cosa, come giustamente dice Sensei, dando a creare ponti, quando io Kyokushin stai morbido, tranquillo, tutto controllo. Devo avere il controllo, comunque il controllo io ce lo devo sapere. Se no non sto facendo karate, sto solo studiando qualcosa per fare male a qualcuno. Io invece voglio conoscere il controllo, mi onoro della presenza, in questo caso del massimo che si può essere, esiste al mondo. Ma il mio primo maestro, il maestro Nicosia, di Shotokan, il controllo è parte del karate. Ma secondo voi, se una persona appunto fa Kyokushin, può magari integrare facendo sportivo e viceversa, avendo dei benefici? Siamo qua per questo. Siamo qua per questo. Come siamo stamattina, no? Loro hanno fatto corta distanza. Pum. Ok. Uguale per noi. Per noi io parto solo è la distanza che è diversa. Perché io faccio Gyakusuki e fatti abbassare a te la guardia. Gyakusuki, pam. Ok, solo che loro lo fanno. Cioè, Kyokushin fa questa distanza. Boom. Io lo faccio questa distanza. Perché è la distanza da combattimento mio. Poi tante cose, tipo oggi abbiamo visto anche il corpo a corpo. Da noi c'è questo, schivo, attacco. Allora, e quindi, solo che da noi si può afferrare per un secondo, quindi schivo, boom, e ti caccio il calcio, io schivo, boom, e ti caccio il punto. Qua, uguale, io schivo, bam, e ti faccio, è uguale, è identico, solo che, cioè, capito? Cioè, ovviamente poi è identico come è tutto diverso. Questo è quella bella ragazza. Questa è bella anche provare, comunque mettersi in gioco, capire un po' che sono diversi ma uguali. Puoi prendere degli skill di una cosa, adattarli, perché il concetto, l'apertura mentale è capire per adattare. Quelli che non lo fanno perché non hanno l'apertura mentale e non vogliono fare la fatica di prendere ad adattare. Davanti a un televisore magari capace che non te ne rendi conto di determinate cose. Noi con questo progetto che stiamo facendo, penso anche Domenico, che giriamo per le palestre proprio per vedere un attimo, cioè com'è quella disciplina, com'è dal vivo, che sei faccia a faccia, che stai provando quei colpi che apparentemente magari ti sembrano vicini. Ma cos'è stato? Io vengo dal pugilato, la mia idea prima, facendo pugilato e Thai, dove era uno sport di
scaricare da combattimento prevalentemente, diciamo, il karate. Taekwondo è una cavolata, il karate, lo shotokan è una cavolata. Diciamo, questo è uno sport, il mio sport è quello, e sbagliavo. Però mi ha aiutato un sacco a girare, andare a provare. Molti non fanno quel passo lì. Andate a provare, prima di criticare una disciplina, andate a provare. Poi ovviamente bisogna anche trovare quello capace, perché noi sappiamo. Ci sono, ogni mondo è bello, c'è il commentato, però diciamo che qua, diciamo, sei sul top e te sei dimostrato una persona intelligente. Perché uno vede la MMA, la maschera di sangue, questi si menano. Sì, va bene, però ci sono tanti karateka passati al K1, all'MMA, capito? Tu se guardi la storia degli sport di arti marziali, non c'è nessuno che è passato, e questo non, mentre io amerò sempre il karate, però non c'è nessuno che è passato da lì al karate. Il karate ti dà la base, io dal karate posso fare tutti gli sport, posso fare la kick, posso fare l'MMA, ovviamente allenandomi di low grappling, lotta, brazilian jiu-jitsu, però la base di calcio e pugni, come te la dà il karate, non te la dà nessuno, perché è tecnico lo stato puro. Poi, se lui sceglie il capo, il Kyokushin, allora c'ha la tecnica più il corpo, quindi ovviamente il Kyokushin può passare con degli accorgimenti subito a uno. Io devo allenarmi un po' di più perché ho lo schema mentale che boom, devo controllare, quindi mi fermo la spalla, ma in un annetto riesco, perché ho la base. Quando io vi dico proviamo a dissociare respirazione, la mente la portiamo al lago, ma nel frattempo stiamo combattendo, questa meditazione non c'è misticismo. Quello che abbiamo dentro è un'energia buona, positiva, che esiste, che è studiata dalla scienza, dalla psicologia, perciò i misticismi, le magie, le ritualità, io non le comprendo tanto. Perché? Perché sembra quasi che non sei arrivato a trovare quella meditazione della tempesta e ti stai inventando una strada più semplice. Se ci sono gli spiriti che non mi chiamano, ma mi guardano, sono felice perché sono dentro al dojo, e dentro il dojo sicuramente non sto sbagliando niente. Perché il dojo è un luogo sicuro e la meditazione del karate è una meditazione che va sviluppata dentro la tempesta, dentro i corpi, dentro quel lavoro. Perché se io riesco a essere una persona per bene in un momento in cui subisco dolore, devo imporre dolore, devo fare valutazioni meccaniche, matematiche, tutto per poter superare quel momento indenne, allora significa che veramente sono una persona per bene. Perché la cattiveria, la rabbia, le cose sono riuscito a controllarle. E questo me lo porto nella vita, questa è la magia del karate, non è le comunicazioni con gli antenati o con i grandi maestri. I grandi maestri erano delle figure enormi, perché grande maestro che crea la disciplina, io parlo di Usai perché suo allievo Shang Tsutomu Wakyoji, creare una disciplina è qualcosa di incredibile, ragazzi. Impegniamoci a fare capire ai ragazzi di diventare qualcuno per sempre. Ma essere qualcuno per sempre può anche essere quello che ha aiutato Luigi nel suo cammino, può essere il ragazzo che ogni mese arriva, forse senpai, questo è il mio mese, per piacere mi posso allenare ancora. Questo è fare sacrifici, la vita è sacrificio, non è dire quattro parolacce e vincere tre incontri e poi pensare di guidare uno yacht, una Rolls Royce, perché lo guida una persona al mondo. E nel totale di 7 miliardi di persone ce ne saranno 100. Perciò significa che non funziona, le persone per bene ce ne sono milioni, il problema è che non le caghiamo, non le consideriamo, e mi dispiace usare questo termine, non le caghiamo. Invece sono gli esempi da seguire. La società sono gli operai, la schiena della società sono gli operai, perché loro tengono il tessuto. Noi parliamo solo di chi fa i balletti sulle barche e tutto, ci dimentichiamo di chi si spacca il culo in fabbrica. Quelle persone stanno tenendo in piedi ora, in questo istante, mentre ci alleniamo questa nazione. Questo è il concetto, noi dobbiamo essere operai del karate. Basta fenomeni, non ne vogliamo più fenomeni. Operai del karate, persone che Luca diventa qualcuno, Luca lo abbraccio, gli voglio bene, gli faccio capire quando gli voglio bene. Il giorno che Luca non si comporta bene, tutti insieme gli diciamo non è la strada giusta, cosa stai facendo? E lo allontaniamo, perché la negatività, il male deve essere allontanato dalle discipline di arti marziali. Secondo me, che sono l'ultimo corretino al mondo. Grazie, che abbiamo fatto dei discorsi, si è arrivati addirittura alla politica qua. Comunque discorsi molto interessanti, speriamo che questa disciplina possa crescere. Anzi, fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti, mi raccomando. Che poi ragazzi, ovviamente, vabbè, Luigi Busà lo conosciamo, Senpai Luigi lo conosciamo, però ragazzi anche lui
cioè Bruno. Ragazzi, lui, no, Bruno Meloni, no, lui è definito non dal senpai Luigi, non è mia zia, come la Treccani delle arti marziali. E lui è anche quello del gruppo Primo Dan, commenta, è proprio veramente un massimo esperto di questa disciplina di arti. Tra un mese metterò l'Iban. Mi sembra giusto. Ragazzi, dai, in vila. Oggi sei Zaf. Ingegneri, quando ci sono i saluti os tutti insieme, non os 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 Shani rei os os Velocissimo. Grazie, grato per ogni volta che entro nel dojo. Questo, quando sono entrato, mi ha trasmesso dal primo momento una grande energia. Quindi ci rivengo volentieri. Ovviamente mi hanno insegnato a esprimere sempre la gratitudine, queste persone mi hanno trattato in un modo fantastico, mi trattano. E oltre ad avere i nostri progetti è nato un bel rapporto, l'amicizia va coltivata nel tempo. Quindi per esprimere la mia gratitudine, senpai Luigi. Bellissimo. Il mio Adidas personalizzato. Grazie. Un onore che tu sia qui. Onore mio, piacere mio. Quello è il regalo. Grazie. Sempre Simona. Sensi. Ultimo. Ma ogni volta è Natale con Sensei. Infatti! Ogni volta arriva qua, eh? Ovviamente il vostro di gratitudine e questo di speranza, diciamo, di bocca al lupo. Dopo l'oro olimpico, mentre parlando con delle persone, dice c'è un'altra missione, quella della medaglia è solo un veicolo. L'oro olimpico a me mi sembrava da piccolo irraggiungibile, invece io è quello di renderlo vicino a tutti, vicino a gente che ha avuto un sogno, come diceva appunto, 60 anni e non ci è riuscito, vicino a un bambino che lo sogna e vicino a ragazzi che praticano uguale. Quindi la vicinanza al posto di renderla la lontananza è questa la cosa che mi piace fare, per questo vengo in un dojo. Mio amico è di amicizia, è pratico, imparo, trasmetto, quindi questo è il messaggio principale. Poi ovviamente da qui è nato il nostro progetto di karate vero. Os. Grazie.